Allora, sono ancora qua. L'argomento è un po' particolare. Esiste il mese di maggio, ma il mese di maggio alle volte viene adoperato in una, come posso dire, in una definizione particolare. Allora, uno che la sera, il mese di maggio, va verso la chiesa, dicendo va tal maggio. Sì, vago al maggio, perché dire vago al maggio era andare alla recita della corona, perché durante il mese di maggio la Chiesa festeggia la Madonna, credo che sia così di preciso, e c'è questa recita del rosario. Allora una sera mi sto avviando verso la chiesa, incontro la Gina, la mi dice, dove va il dottore? Dico, vago al maggio. Al maggio? E a me va la sì, vago al maggio. E lei mi dice, quando il corpo si frusta, l'anima la si giusta. Io questa dica non me l'aspettavo, cara Gina. Dottore, mi pare che l'uncesa non è mica mangiata tanto volentieri, no. No, dico, questa è una falsità. Perché in generale è vero, mi ha sempre detto, anche il clero, che da quando mi sono sposato mi sono convertito. Questa è un po' una balla, questa è un po' una balla. Non sono mai stato un amante della curia, non sono mai stato un amante di un certo tipo di impostazione della nostra Santa Romana Chiesa, però sono sempre stato un uomo religioso. Ma veniamo al maggio. Allora, non è vera che vago al maggio perché quando il corpo si frusta l'anima la si giusta. Ha una sua storia. Allora, abbiamo detto più volte che raccontare una cosa non è come viverla. Adesso vi porto al racconto e cercate di seguirmi nel vissuto. 1945. Quando è finita la guerra? La guerra è finita al 25 di aprile e il periodo è andato dal 25 al 1 di maggio. Io allora abitavo a Torbole. E che cosa c'era stato nel periodo della guerra? Si poteva uscire la sera? No, c'era il coprifuoco. Si potevano tenere le luci accese in casa e tutto aperto? No, perché c'era un aereo al pippo che se vedeva una luce, pomf, e moleva sulla bomba. Si poteva dire tutto quello che si voleva? No, sì, caro, la mia col fascismo, magari i tedeschi, perché i tedeschi ci avevano occupati dopo l'8 di settembre. Ogni famiglia aveva avuto un morto, una sì o una no, avevano avuto un morto in guerra, io poi avevo perso la casa col bombardamento, tutti avevamo una situazione. Qual è stata la prima manifestazione pubblica? Perché i night no ghera, le discoteche no le ghera, i bar, ieri ancora mesi, qualche bar aperto, ma insomma era una situazione piuttosto chiusa, è stata il maggio, il mese di maggio. E allora tutti andavamo in chiesa perché questa manifestazione era una manifestazione anche di ringraziamento. Magari tanti non è che abbiano magari creduto completamente nel fatto religioso, ma era una manifestazione di stare insieme, era un atto di riconoscenza a questa divinità che insomma tutto sommato la guerra era finita e che finalmente potevamo stare in pace. E che cosa fa El Tamanini al maggio? El Tamanini al maggio tutti gli anni ci va perché per me è un tornare a quel periodo, che è stato un periodo veramente bello, quando si pensava all'Europa, si pensava. E avevamo un modo di concepire anche la chiesa in maniera diversa perché non c'era la televisione, non c'erano i telefonini, eccetera, eccetera. E allora in chiesa era anche un momento di aggregazione, oltre che un momento religioso. Andare al maggio significava trovarsi e poi fare due chiacchiere dopo, è un modo per conversare. Ma allora si diceva il rosario e nel rosario c'era l'Ave Maria e in certo momento frutto del ventre tuo Gesù.
Poi l'ha cambiata perché la Madonna che l'aveva a fiol dal ventre non ne ha mica bene. Adesso si dice del seno tuo Gesù, da quando un quan putelotte nasce dal seno, mi concordo a vederlo. In latino difatti si parla del ventre tuo Gesù. Ma c'è un'altra cosa da dire, non vado tutte le sere a maggio, ma ditemi quanti eravamo in chiesa l'altra sera, la chiesa di Arco. Quanti potevano essere, signor Parisi e signor Galas? Galas mi risponda, quanti potevano essere? No, esagerato. Galas se fa due, ti te fai sei. 23. 23. E non ce n'era uno che non avesse di più di 60 anni, questo ve lo garantisco. Quindi se la morte è così, tra 10 anni la corona non c'è più. Ma che cos'era sta corona? Io tante volte l'ho interpretata in questa maniera, questo recitare in maniera così ripetitiva queste Ave Marie è una forma di yoga, è una forma di yoga. La Chiesa l'ha messa insieme perché recitando e ripetendo questa preghiera si finisce con l'estraniarsi dal pensiero delle cose di tutti i giorni. E si riesce maggiormente a concentrarsi su un concerto di divinità, di spiritualità. Si diventa più concentrati, cioè ripetendo sempre questa Ave Maria, ripetendola per 10 volte e per 5 volte, durante questa recita non si pensa sempre al concetto ma si finisce con essere, diventa un'altra ripetitiva e il potersi concentrare. Per chi naturalmente ci crede, verso la divinità in maniera diversa che mettersi all'incesa e stare lì fermi a meditare. Questo è probabilmente la corona. Ma oggi sono cambiati i tempi, signori del clero, sono cambiati i tempi. Oggi c'è l'internet, oggi c'è l'SMS, oggi tutti corre alle 8 della sera. Cosa fa la gente? Benedetto. Non si può pensare che alle 8 della sera uno che ha lavorato al vaga al maggio, i giovani, che poi al maggio mia figlia, questa ve la devo proprio raccontare, mia figlia dice a mia moglie che è osservante, molto più del sottoscritto, quando è morto un suo compagno di scuola, purtroppo è morto, allora c'era la corona. Quando è finita, mia figlia che cosa può aver detto a mia moglie? Mamma, dimmi, che cos'era quello sbrodolamento? Ho detto sbrodolamento. Allora, la corona vista da un giovane, vista da questa gente che è dinamica, che è abituata a mandare l'SM immediatamente la risposta, e manda le mail, arriva dalla risposta, e giù di questo passo, probabilmente questo genere di meditazione è un tipo di meditazione sorpassata. A me fa un po' di tristezza, se devo dire la verità, perché la religione è una cosa un po' particolare, oggi forse è sentita meno, ma per la mia vita è stata una cosa importante, è stata una cosa importante perché è stato un aiuto, è stato un riferimento. E questo deserto, questo vedere che alla messa, ragazzi, è messa carissima, se non è tre quarti vuota, alle volte poco ci cala. Ma evidentemente non è colpa per conto mio della Chiesa in questi riti che sono di tradizione, è che è cambiato il modo di rapportarsi dei giovani. I giovani si rapportano in un'altra maniera, molto più veloce, molto più concentrata. Probabilmente questo tipo di impostazione religiosa non è più così. Per me è ancora una cosa importante, ma vi dirò un particolare. Io sono fermo però alla religiosità di quel falegname, riferendosi a Gesù che per me era sempre stato un bravo falegname, fino al 100 d.C. Ecco, quella è la mia religione. Quando questi apostoli andavano nelle case, non c'era tutta questa roba della particola consacrata e quel che se la porta,
non c'era tutta questa impalcatura di falsità per conto mio, era una religione molto semplice. La Madonna, sapete come la chiamavano la Madonna prima del 100? Quando si incontrava Paolo, si incontrava con Luca o magari con Giovanni, la vecchia Maria, come sta là? La vecchia Maria. E me l'ha fatta diventare vergine, noi dispu dal ventre, ma i dis dal seno. E hanno messo la sessualità da una parte, quindi hanno creato una religione, a mio avviso, asessuata, cioè il sesso. Invece, secondo il mio parere, il sesso ha una grandissima importanza perché è la prosecuzione della specie. E sono sicuro che il falegname le era favorevole per niente, non la salvava la Maddalena lì come che l'era, eccetera. È stata tutta l'impolcatura. Quindi, quando voi vedete il Carlo Tamanini, pensate ai 100 anni dopo la nascita di Cristo. Stasera parlare di robe molto elevate, non hanno a che fare con gli stipendi, non hanno a che fare con i sindacati. Ah, perché ultima, dopo vi lascio. Vado a prendere mio nipote adesso alle ore 1. E sapete perché? Perché c'è l'assemblea sindacale. E l'assemblea sindacale non si può fare dopo l'ora di scuola, no. La fa durante l'ora di scuola, non tenendo conto che i bambini di quei ragazzi che adesso sono figli di operai, no, fioi dei fiori, no, figli di operai. Quindi un bravo sindacalista che pensa agli operai dovrebbe fare l'assemblea sindacale dopo la scuola. Ho concluso.